Noi ovviamente siamo sempre molto contenti quando le istituzioni fanno investimenti su temi di questo genere, cioè creare itinerari, creare opportunità per i territori, per gli operatori e tutto quello che ci va dietro. Ovviamente riteniamo che il pubblico, come è stato detto prima, debba fare l'investimento, il privato deve sicuramente fare la sua parte nell'andare a commercializzare queste attività. È chiaro che commercializzare queste attività non è molto facile, non è molto facile per una serie di motivi. Il primo tema impegnativo di questo progetto bellissimo sono i trasporti. Recuperare la gente che fa 5 giorni che parte da Berceto e si ritrova al Parco del Corno Escale. Che non vuol dire che non sia vendibile, assolutamente un progetto bellissimo, però ha delle difficoltà importanti che noi ovviamente ci stiamo attrezzando di colmare. Noi abbiamo già dei trekking con il servizio bagagli, il servizio trasporti, il servizio di guida ovviamente ambientale escursionistica al seguito. Ci sono tante possibilità. Noi Prom Appennino abbiamo un calendario di escursione che è itinerante Emilia Romagna, che sicuramente utilizza questo strumento per il turismo di prossimità, per il turismo della giornata, per il turismo di 2 giorni, ma ovviamente noi vogliamo fare molto di più. Ha detto bene il dottor Valbonesi, questo è un prodotto che è più facile vendere all'estero probabilmente che venderlo in Italia. In Italia si vende sicuramente, si possono vendere alcuni tratti, faremo sicuramente delle azioni specifiche per coinvolgere CRAL, CAI, associazioni a livello nazionale, che però generalmente ti fanno dei tratti di 4-5 giorni fino a un massimo di una settimana, che comunque sono dati importanti perché sono prenotamenti importanti, ma ovviamente c'è la volontà di lavorare insieme ovviamente all'Unione Pinione Verde, che è la nostra casa, è APT, e ai GAL ovviamente, per realizzare un sistema di commercializzazione di tutti questi importanti cammini. L'Alta Via è l'ultima nata, ma ci sono i cammini, appunto, come ha detto bene Valbonesi, i cammini d'Europa che hanno portato avanti i GAL. Le province hanno portato avanti sempre cammini storici, la via Romea, la via Vandelli, la via Bibulca. E in regione abbiamo tantissime peculiarità. Voi l'hanno messo in rete, si sta lavorando appunto con l'Unione Pennine Verde APT per metterli in rete e partire seriamente con una commercializzazione capillare. Questo partirà da subito, nel senso che noi con APT, con l'Unione, siamo impegnati quotidianamente in Italia e all'estero per fare questo tipo di azioni. Si realizzeranno delle fiere specifiche, tipo i Grandi Randonnée di Parigi, che è la fiera più importante, direi a livello mondiale, per questa tipologia di prodotto, ma l'importante è andare là con il prodotto pronto. Non è più tempo di fare promozione, cioè bisogna fare certamente promozione, ma soprattutto commercializzazione, se no non si va da nessuna parte. Questo è quello che stiamo facendo. Ovviamente sì, i privati devono fare questa partita, però secondo me se ogni tanto qualche risorsa di questi progetti venisse tenuta per fare un po' di promozione, sarebbe, di commercializzazione sarebbe meglio. Perché tenete presente che i privati come si finanziano? Cioè, o ovviamente prendono delle percentuali legate agli alberghi, ai rifugi che vengono utilizzati per questo tipo di itinerari, che però si fa molta fatica, si ragiona di piccole percentuali. Il territorio appenninico non è abituato a lavorare in questi termini. E fare delle fiere, soprattutto internazionali, dei workshop, viene a costare mo molto, viene veramente a costare tanto. Noi ovviamente metteremo del nostro, metteranno delle risorse altri enti, come abbiamo detto, APT, Unione Pinione Verde e via dicendo, però
Ma è difficile perché, ripeto, non sono azioni che si ripagano con il venduto, perché noi non possiamo immaginare che da domattina, perché andiamo a una fiera, perché facciamo dei workshop, portiamo migliaia di persone. Bisogna fare ovviamente il passo che si può fare, sapendo che il prodotto è valido, credendoci e continuando tutti uniti, ripeto, dai GAL, alle province, alla regione, alla PT, per questo obiettivo. Credo che le condizioni ci siano e se siamo qua tutti riuniti e se ci ritroviamo fra qualche giorno a Bologna in un convegno che abbiamo organizzato noi insieme all'Unione Pennino, dove ci sono tutti i maggiori relatori riguardanti proprio questo tema, un motivo c'è. Crediamo che veramente questa sia una possibilità di sviluppo. Dobbiamo sapere che i nuovi ricchi, noi non siamo ancora pronti per i nuovi ricchi del mondo. Oggi cercano strutture ricettive che in questo momento qua sono poche e probabilmente non ancora all'altezza. Noi non riusciamo come territorio ad attrarre gente per nostre strutture ricettive, che non vuol dire che siano brutte, assolutamente. Abbiamo tante strutture d'eccellenza. Il tema è che non abbiamo la forza attrattiva che magari può avere, che ne so, l'Alto Adige, che ha impostato una tipologia di struttura che uno va in Alto Adige per quel tipo di struttura, il centro benessere, vi dicendo. Noi non dobbiamo avere paura di dire che l'Appennino è altrettanto bello delle Alpi. La grande differenza tra noi e loro è che ci parliamo fra di noi e le nostre montagne non sono un granché, le vere montagne sono le Alpi. Questa mentalità deve finire, secondo me, proprio al nostro interno. Anche perché quando le guide ambientali escursionistiche, noi, l'APT, l'Unione Appenninese Verde, porta turisti internazionali o anche turisti che vengono dalle Alpi, rimangono assolutamente molto contenti dei nostri territori. Siamo due territori diversi, con due peculiarità diverse, che non vuol dire essere inferiori. Quindi, se tutti lavoriamo insieme, pian pianino porteremo a casa quei risultati che meritano questi progetti e la fatica che tutti noi, tutti gli impegni che ci mettiamo tutti noi per questo obiettivo. Grazie.